Yeah. Come, on. Come on. You know why? Because we're so... <laughs> Buonasera figliuole e figliuole, benvenuti a un nuovo chiacchere col Pregianza. Come state? Spero siate in grande formissima. Allora, oggi in realtà faccio un chiacchiere perché ci sono una miriade di argomenti di cui parlare, eh, ma proprio tanti in realtà, non è una giornata vuota, come si possa pensare, per il fatto che comunque siamo ad agosto e non dovrebbe succedere un cazzo. Eh, abbiamo parlato negli ultimi giorni, in realtà, della Gamescom, prevalentemente perché mi tocca andarci, quindi ne avevamo già discusso per il fatto che comunque sarò là alla Gamescom e quello che ci sarà alla Gamescom lo proverò, però ci siamo dimenticati un po' ingenuamente e un po' perché comunque non se ne parla molto sulle testate occidentali quasi per niente, ma se non altro compaiono video e mm -hmm. varie testimonianze su YouTube del grazie Elion eh, per l'iscrizione, molto amore. E eh, grazie a The Filty Web per l'iscrizione. Eh, sì. mm -hmm. <ride> ecco perfetto. <ride> Bravo Filti e eh, tu e le tue waifu. Comunque, dicevamo, eh, la Gamescom, vabbè, io ci sarò, eh, la seguirò da là, eh, purtroppo non potrò farci le live sopra perché sarò là con multiplayer, non ci posso fare molto, ma comunque quando tornerò ne parleremo approfonditamente e se non altro il fatto di essere là mi darà comunque nuovi aneddoti perché le fiere mi danno sempre nuovi aneddoti interessanti per il fatto di avere comunque a che fare con gli sviluppatori, comunque poter parlare con questo o quell'altro sviluppatore, interviste, cazzi, mazzi, trick e ballacche. Ma in più, oltre alla questione aneddoti e esperienze dirette, che comunque è comunque interessante, eh, come dicevo, la maggior parte delle testate occidentali si è dimenticata però che c'era eh, un'altra fiera, c'è un'altra fiera molto importante, eh, che è il China Joy. Eh, il China Joy in realtà viene molto sottovalutato dalle testate europee prevalentemente perché il mercato cinese dei videogiochi è ancora piuttosto chiuso. Sì, noi siamo qua tutti a farci segoni a quattro mani, o meglio, gli investitori sono qua a farsi segoni a quattro mani con tutti i gacha che escono dalla Cina, prevalentemente Wuthering Heights, Genshin Impact insomma tutta la roba Hoyoverse e quant'altro, ma eh, il mercato cinese si sta comunque aprendo parecchio, quello occidentale, tanto che adesso dalla Cina arrivano dei titoli che prima di oggi non erano mai arrivati, quindi abbiamo iniziato a vedere anche qua action cinesi di alta qualità, indie cinesi comunque notevoli, titoli minori provenienti dal, dallo sviluppo cinese comunque di alta qualità e anche titoli maggiori che non rientrano soltanto nel sottogenere dei Gacha Games che tanto è stato reso popolare da Mihoyo. Wukong sta per arrivare, ad esempio. È molto atteso, questa sorta di action souls-like, basato su viaggio in occidente, eccetera, 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 eccetera. Uh, Nine Souls non mi ricordo se era cinese. Engine. Uh, mi sa che era coreano, non vorrei dirti una cazzata, comunque, no, forse era cinese. Vabbè, comunque stanno arrivando molteplici giochi cinesi dalle nostre parti, ma il grosso del mercato cinese, perché la Cina ha tanti sviluppatori da cui escono dei giochi anche abbastanza validi, sì, lo so che non è un Souls Washizu, eh, però ha degli elementi da Souls-like. Eh, comunque, come stavo dicendo. Non mi interrompete per dirmi roba che so già, ragazzi. Dovreste seguirmi da abbastanza anni, da sapere che quando c'è qualcosa ne so più di voi. <ride> Porca di una puttana. <ride> Veramente. Non serve che me lo scriviate in chat. Uh, comunque. Dicevamo, non fatemi già girare i coglioni, eh, che devo già andare alla Gamescom e sono già poco contento. Uh, se senza se e senza ma, <ride> che fa anche caldo, Cristo Santo. Comunque, come stavo dicendo, il China Joy è una fiera cinese enorme. È letteralmente la loro E3, la loro Gamescom. Uh, è gigantesca, è una, è una fiera consumer, ma anche con la stampa, che mostra giochi davvero molto significativi e ha lì un botto di publisher, perché ovviamente qualunque publisher abbia l'aperturina per far entrare i suoi cazzo di videogiochi in Cina, che è un mercato da un miliardo di persone, quindi tutti sono lì con la lingua srotolata sul culo del mercato cinese, perché ovviamente se ci entri sono soldi a palate ma a palate, eh, cioè sono veramente soldi a palate, e quindi al China Joy ci vanno dei publisher molto grossi, fottutamente grossi, giapponesi, europei, chiunque abbia l'apertura. Tra questi titoli, tra questi publisher, grazie a Alion per l'iscrizione, c'è pure Sony, tra le altre cose. E infatti al China Joy c'era... Non solo la roba del China Heroes Project che è stata presentata molto tempo fa, ma c'erano anche Lost Soul Aside, che ormai è un gioco che è in sviluppo da una vita e ogni volta fanno vedere un gameplay nuovo, però fondamentalmente non esce mai. E prima lo faceva uno solo, poi lo facevano in 5, poi lo facevano in 25, poi in 35, però intanto non esce mai quel cazzo di action, maledetto. E poi anche Astrobot, anche Astrobot. 20 e passa minuti di gameplay di Astrobot. Anzi, vi faccio vedere, già che ci siamo, ve lo faccio vedere in sottofondo. Il gameplay c'è, è pubblico, è, è già su YouTube, è in cinese, ovviamente, non lo ascolteremo col commento, ma al China Joy hanno fatto vedere Astrobot un sacco di nuovi minuti, senza contare anche lo Side. Astrobot, come vedete, sembra bello in culo, è una roba super bella. um Astrobot è un gioco orientale. Lo sta facendo un team giapponese Washizu Astrobot, eh, perché sono gli, Asobi, gli Asobo, no? Ok, grazie Davide per l'iscrizione. Che sono comunque un team estremamente abile. Eh, e qua si è visto del gameplay nuovo. Ma non solo si è visto appunto Astrobot, che comunque è una discreta figata e sembra essere bellissimo. Ma si è visto anche. Allora, Astrobot, come vedete, è un platform come sempre super creativo, molto brillante in termini di meccaniche. Qua si vede tutta una boss fight intera. È molto, molto bello. Uh, sì, è fondamentalmente quello che, ri che rimane di Japan Studios, eh, per, dire, per, per, per metterla giù piano piano. Ma non solo si è visto AstroBot, che come dicevamo sembra bellissimo, ma si è visto appunto anche lo solo aside. Ora, tralasciate la qualità, che purtroppo è abbastanza mediocre, perché gli streaming erano su Billy Billy, eh, oddio, era su Billy Billy, probabilmente sì, ma comunque erano le piattaforme cinesi di streaming che non hanno una qualità altissima di streaming. Uh, fondamentalmente lo solo side se visto, è visto e al di fuori del movimento un po' slittarello sembra essere una tamarrata fuori di testa perché fondamentalmente come era strutturata la demo del China Joy. Uh, sì, no, esiste le giocabile Arbiter. La demo del China Joy era strutturata come un tutorial dove fondamentalmente hai quattro pozioni a disposizione, non ne hanno mai usato le altre hanno usato solo le, le, le pozioni azzurre sono quelle di cura. Per qualche strano motivo uh, il gioco sembra avere una sorta di barra della stamina o qualcosa del genere, non lo so. Uh, comunque di base vedete che avete dei poteri energetici, delle combo super esagerate e la possibilità di lanciare proiettili durante le combo. Uh, il tutorial vi fa provare le meccaniche base tra cui ci sono ovviamente anche la perfect parry e una schivata perfetta, mi piace molto l'indicatore dell'attacco che si restringe per far capire esattamente il timing della manovra, quella cosa lì la trovo molto intuitiva e ti permette di schivare con una certa facilità, come vedete la spettacolarità è massima, ma poi quando vedi il gameplay, il gameplay è contro questo boss eh, con l'arco e le frecce che è tamarrissima e che ti spara proiettili un po' dappertutto ma tra l'altro lui fa delle combo fuori di testa tra l'altro i boss hanno eh, barre dei punti vita multiple alle, alla, alla Sekiro eh, come vedete eh, il combattimento è estremamente veloce, i boss si muovono molto rapidamente e schivano, hanno degli attacchi abbastanza infami e come vedete avete la possibilità di pariarli per stunnarli, per fargli una combo o di schivarli alla perfezione, sempre per contrattaccare istantaneamente. Le cure sono un botto perché 12 cure sono veramente un botto, ma l'aggressività dei boss lascia intendere che forse vi serviranno, anche perché quello che giocava non giocava alla perfezione, si è preso un sacco di mazzate eh, tra l'altro vedete che hanno queste mosse speciali in fasi successive. Insomma, è un gioco molto tamarro da vedere, molto spettacolare. Eh, chiaramente questo è un fan di Devil May Cry. Ha detto, voglio fare Devil May Cry, ma con le combo ancora più esagerate, ancora più tamarre, potenziando tutto, pompando tutto ulteriormente. Il problema, come al solito, è sempre lo stesso. Grazie Davide per l'iscrizione. Non so se ti, eh, se ti ho ringraziato. Il problema è sempre lo stesso. Uscirà quel cazzo di gioco. <ride> Nel senso, uscirà quel cazzo di gioco, cioè lo vedremo mai quel cazzo di gioco perché ogni volta fanno vedere un gameplay nuovo, un boss nuovo. Grazie, Xenmas, per l'iscrizione del gameplay nuovo. Ogni volta che fanno vedere il gameplay nuovo, cambia qualcosa perché, ad esempio, prima non c'aveva i proiettili nelle combo, poi gliele hanno aggiunte. Il potenziamento elementare nella combo, prima non ce l'aveva, insomma, ogni volta gli aggiungono qualcosa. L'impressione è che sia uno di quei giochi dove, col fatto che non lo sta facendo un team consolidato, ma un team di amatori molto appassionati che sembrano avere parecchie abilità in realtà con la Real Engine ma non hanno mai fatto un gioco prima d'ora, eh, un gioco vero e proprio prima d'ora, eh, la possibilità è che stiano cadendo nell'errore dello sviluppatore novellino, ovvero eh, l'errore di quelli che continuano a mettere roba, continuano ad aggiungere roba, continuano a eh, gonfiare il loro gioco, ingrandirlo e poi non ne escono mai. Non escono mai dal tunnel. Pisciano fuori dal vaso, esattamente, final 94. Questa cosa succede molto spesso nello sviluppo. Se non c'è. Se non hai dei producer bravi o non hai un director che ha la consapevolezza di quando devi chiudere le cose. Eh? Perché, eh, come ben sapete, ragazzi, comunque la creazione dei videogiochi è un processo creativo. Tra l'altro, intanto vi faccio vedere Astrobot, perché è molto bello in sottofondo, è sempre, è sempre figo da vedere. Eh, guardate anche, appunto, tutta la fisica del gioco, come funziona bene. Insomma, è fatto molto molto bene questo qua che ti tira i ti calci in faccia. Probabilmente. Gli devi fare gol. Il gameplay non è bellissimo perché non l'hanno fatto giocare a, uh, a della gente super ferratissima, però è fatto bene. Dicevo, comunque, uh, si cade molto spesso in un processo creativo. Grazie a Teo per l'iscrizione, come quello dei videogiochi. Nella questione del. Non sapere quando fermarsi. Uh, se continui ad avere risorse, continui ad avere finanziatori, continui ad avere idee, molti sviluppatori, uh, uh, gli sviluppatori veterani a un certo punto dicono: Ok, io ho tante idee, però possiamo fare questo, riusciamo a fare questo, queste sono le nostre risorse, fermiamoci qua. Se poi ci avanza eh, tempo, magari le proviamo, ma intanto mettiamoci degli obiettivi, dei paletti, raggiungiamo quelli e non andiamo oltre. Nel caso di Loso La Side sta succedendo un po' quella roba che sembra eh, sia successa anche con quel GDR super tamarro che avevamo fatto vedere un po' di tempo fa, Project Awakening, non so se ve lo ricordate, che dicevano stiamo sviluppando il motore grafico assieme al videogioco, e gli hanno detto ma è una follia, perché se sviluppate la tecnologia assieme al videogioco, e volete fare cose nuove, non smetterete mai di svilupparlo, sto cazzo di videogioco, infatti tipo è 12 anni che l'hanno annunciato e non è mai uscito un cazzo, eh, quella roba lì, e Star Citizen è una cosa molto simile, Star Citizen continuano a dire faremo questo, faremo questo, faremo questo, faremo questo, hanno pigliato boh, centinaia di milioni di dollari di finanziamenti e non, mai non lo stanno portando Stando a termine, sono ancora in alto mare. Eh, Qui il rischio è che sia la stessa cosa, cioè, questo doveva essere un passion project di una persona che probabilmente inizialmente doveva essere un action abbastanza tranquillone, del tipo voglio fare un action figo ma semplice, corto perché comunque sono uno sviluppatore solo. Nel momento in cui gli hanno dato un team a disposizione perché c'era gente interessata, basta, ha pisciato fuori dal vaso e ha iniziato a fare a dire adesso faccio Devil May Cry 15 e basta, è andato tutto in vacca. E poi magari non vuol dire, eh, mettete il caso che effettivamente questi siano dei talenti mai visti fuori dal, fuori dal mondo, che nessuno si aspettava, e riescano effettivamente a tirare fuori un action de Cristo eh, al di sopra di ogni aspettativa. Eh, può essere anche che ti esca un action effettivamente incredibile, però è molto più probabile la questione del pisciare fuori dal vaso, cioè quando su, eh, subentrano delle situazioni simili è molto plausibile che venga fuori qualcosa di molto più ambizioso di quello che il team può effettivamente fare. Invece ovviamente più ve uno vede Astrobot più è positivo, perché Astrobot sembra essere come al solito un gioco ispiratissimo, super creativo, molto godibile in termini di gameplay, però ovviamente raga, è un platform super creativo con un sacco di trovate di level design, questo gameplay non fa vedere nulla di particolarmente nuovo, però insomma sembra tutto fatto in modo estremamente rifinito infatti sarà un gioco quasi sicuramente di altissima qualità. Uh, altra roba che è comparsa al China Joy, che secondo me è abbastanza significativo parlarne, è Dynasty Warriors Origins. Dynasty Warriors Origins era questo gioco che avevano presentato, mi sembra tra l'altro alla conferenza Microsoft, ma magari mi sbaglio, forse no, forse era quella Sony, scusatemi, forse l'avevano fatto vedere effettivamente all'ultimo show di Sony e uh, raga, è Dynasty Warriors, nel senso, voi vedete l'intro, si vedeva che c'è il protagonista. Uh, si vedeva il protagonista fighetto, diverso da tutti i soliti. In realtà, ragazzi, il gioco alla base è Dynasty Warriors. Adesso lo vedrete immediatamente, vedete? Una milionata di personaggi a schermo, combo tamarrissime, 200 morti in un istante. Però tu usi soltanto un personaggio principalmente. Questa qua è la, di è la diversificazione. In realtà, in base alle missioni, ti fanno usare anche i personaggi. Infatti lui a un certo punto qua uh, dà il controllo a Guan Yu. Cioè tu usi Guan Yu. Quindi puoi comunque utilizzare anche gli altri personaggi, ma soltanto in fasi molto specifiche della campagna. Quando però. Sì, quando l'abbiamo commentato io e Sabaku uh, l'evento Sony, l'hanno presentato questo. Uh, vedete, la mappa è quella di Dynasty Warriors, il gioco è al 200% Dynasty Warriors, ma come vedete il protagonista ha le armi equipaggiabili, quindi cambia il moveset e le mosse in base all'arma che, che equipaggia, può usarle pesanti e leggere, e ci sono un paio di figate, ovvero il fatto che uh, ci sono delle boss fight, contro i nemici più forti, le boss fight contro i nemici più forti sono diverse da quelle classiche dei musu. I nemici più forti sono estremamente aggressivi e incazzati, e se non li schivi alla perfezione e non usi le parate perfette, ti tritano il culo, ti fanno un botto di danni, tipo Souls-like, fondamentalmente. Però attorno ai nemici hai i luogotenenti e le unità normali che, come al solito, muoiono in due colpi. Quindi. Se lo guardi superficialmente, sembra il solito muso del cazzo, con una semplicità allucinante. Ma in realtà ha manovre tecniche da action avanzato quando combatti contro i boss. Ed è sempre Omega Force. Quindi, cosa succede? Eh, hanno spiegato che puoi facilitarti la difficoltà se ammazzi i soldati fondamentalmente i boss diventano tanto più facili quante delle tra l'altro sono tantissime unità a schermo non so se state vedendo ma a livello tecnologico si è evoluto un tanto cioè ci sono mille ci possono essere fino a mi sembra mille unità a schermo hanno detto mille unità contemporaneamente a schermo regà è un'orda sono un botto sono un botto eh, no la sticella non l'hanno voluta alzare dopo Wild Hearts o Ashizu la sticella l'hanno voluta alzare dopo l'ultimo Dynasty Warriors il 9. Che oggi schifo al cazzo. Quell'open world che avevano cercato di rivoluzionare e che era avvenuta una schifezza totale. Praticamente quindi è diventato un action un po' più tecnico e un po' più incazzato. Eh, la diversificazione principale risiede nel fatto che se tu affronti subito i boss. Sono molto difficili e quindi puoi rischiare di prendere dei calci in culo abbastanza importanti, ma se invece di andare subito sul generale ti concentri sui luogotenenti e le unità normali, si riempie una barra delle unità dell'esercito, che è quella che vedete in basso a destra, la, la sto coprendo io adesso, dove quando voi la colorate tutta col colore del vostro esercito, fondamentalmente la battaglia si facilita tantissimo perché le vostre unità combattono con voi, eh, con voi contro i nemici e quindi i boss vengono molto facilitati. Nel complesso mi piace perché è un'evoluzione effettiva. Tra l'altro, ha anche un altro elemento di design molto intelligente ed è che eh, gli encounter significativi, cioè gli scontri importanti sulla mappa, si attivano soltanto quando tu vai nella zona e raggiungi col tuo protagonista un cerchio di attivazione che fa partire le scene d'intermezzo. Quindi non c'è il rischio, se vai in giro, esplori e completi le cose, che certi eventi si completino da solo. Non sapevo che lo slogan di Koei Tecmo fosse diventato Level Up Your Happiness, e fa cagare. <ride> non lo so. Fa veramente schifo al cazzo, però facciamo che va bene lo stesso, ok? Quindi, e ha l'agganciamento del bersaglio sui, sui, sui target principali, non sembrano brutte idee, ragazzi. Cioè, personalizzazione del protagonista con elementi GDR, la possibilità di utilizzare qualche, comb qualche combattente alternativo durante certe missioni specifiche, eh, gli eventi che avanzano quando li raggiungi, eh, le boss fight che puoi decidere se farle difficili o facili. Non è male. Per un Musu è la prima volta che vedo delle evoluzioni strutturali significative, oltre alle evoluzioni tecniche. Perché ogni volta con il Musu è sempre stato, eh, mettiamo più personaggi a schermo, più nemici a schermo, più bordello a schermo, zippo zappo, tricche e ballacche. E poi alla fine il gioco rimaneva una merda, di una semplicità aberrante. Invece qui sembrano aver fatto effettivamente delle modifiche significative al sistema di combattimento. E quindi, no, no, non solo quello, Greto Taco, ci sono un botto di Musu che hanno il targeting. Uh, però il targeting vuol dire poco se il sistema di combattimento rimane una porcata. Ma questo sembra effettivamente interessante. Cioè, qui ci sono degli elementi interessanti. Tra l'altro, anche un'integrazione dell'elemento dell'esercito nel combattimento effettiva. Cioè, la tua difficoltà dipende in larga parte da quanto esercito riesci a far andare in battaglia. Quindi, non è roba da poco. L'altro gioco interessante che hanno fatto vedere, anche se la qualità dello stream è imbarazzante, e questo se non erro l'hanno spostato al 2025, non uscirà nel 2024, è Phantom Blade Zero. Uh, allora, da una parte vorrei precisarvi una roba: di giochi così al Cena Joy ce n'erano 28. Nel senso, ai cinesi. Gli action con il targeting gli è piacciono da morire, eh? perché eh, c'era anche un gioco che si chiamava Project Genie Way, c'era quella sorta di Souls-like action che ricorda tantissimo Code Vein, che si chiama AI Qualcosa, eh, ce n'erano altri tre con nomi strani, tutti così, tutti col protagonista con la spada che fa le combo, le acrobazie, schiva le cose all'ultimo momento, cioè. Piace, piace proprio da morire Sta roba ai cinesi. Se potessero giocare solo questi, giocherebbero solo questi. Perché veramente era pieno fottuto. Ora, questo gioco mi sembra molto lineare, ma eh, è tra l'altro anche abbastanza semplicistico nella gestione delle combo. Perché vedete che è la solita roba, eh, concatenazione dei colpi, quadrato, quadrato, triangolo, 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 quadrato, quadrato, quadrato. Ecco. Però le animazioni sono pazzesche, e mi incuriosisce molto il fatto che lui mantenga fondamentalmente una deviazione delle mosse durante le colpe, cioè eh, durante i colpi, cioè se tu attacchi attivamente e l'avversario contrattacca il tuo personaggio, devia le mosse. Qua non si vede bene, più avanti lo si nota. Durante i combattimenti normali, vedete? Le animazioni sono pazzesche perché lui ha la possibilità di deviare i colpi durante gli attacchi. E l'effetto in termini di combattimento è molto figo. A parte il fatto che è velocissimo nelle combinazioni. Cioè, tu fai delle robe pazzesche. Vi faccio vedere il combattimento dall'inizio, così notate. Cioè, tu hai le Perry. Hai le Perry, hai gli indicatori, hai le schivate perfette. Ma quando lui fa le combo, vedete che devia automaticamente le mosse con certe combinazioni di colpi? Ed è comunque un elemento interessante in un action che non si vede molto spesso. Questa cosa della difesa offensiva, dove tu hai una possibilità di deviare alcuni degli attacchi dei nemici durante le combinazioni mantenendo l'offensiva. Quindi il concept è figo, tra l'altro mi piace molto esteticamente e le animazioni per quanto mi riguarda sono bellissime. Il gioco dal canto suo sembra estremamente lineare, molto lineare. Cioè, se ma sarà la demo magari. Carità divina, però letteralmente tutte le fasi che hanno fatto vedere sono corridoio, bello, bella grafica, bella vegetazione col vento che sposta le foglie, bella l'armatura, belle le animazioni. Però corridoio arena, corridoio, arena, corridoio arena. Che. Parliamoci chiaro, non è necessariamente un male se il sistema di combattimento è una figata, perché a volerla dir tutta anche i Devil May Cry sono così, cioè i Devil May Cry sono incentrati completamente sul combattimento e il level design, anche se con qualche variazione, alla fine è corridoio, arena, corridoio, arena. Però Devil May Cry ha molti mob posizionati nella mappa con una bella diversificazione dei nemici. Qua sembra proprio, tra l'altro vedete che ci sono anche le abilità magiche, qua sembra proprio che tipo... Arena boss fight, arena boss fight, arena boss fight, che mi sembra una struttura eh, potenzialmente che ritroveremo anche in Wukong. E se il combat è figo, potrebbe comunque essere un gioco decente, ma senza alcuna variazione, un gioco solo a boss fight, se le boss fight non sono di altissima qualità, può venire a noia. Eh, bisogna capire quanto sarà variegato a livello di sistema di combattimento, quanto sarà interessante. Da, da vedere in azione sembra molto figo. Sembra molto figo. Uh, una boss rush, come detto, può essere interessante. Bisognerà vedere anche Wukong come sarà strutturato, perché c'è chi sospetta che lo sia, visto che pare che abbia un numero di boss allucinante. Però questo da vedere in azione è proprio figo. Uh, e il combat, in realtà, visto così, sembra anche meno scriptato di come sembrava nei primi trailer. Comunque. Datemi un attimo che tolgo il ritardo la voce. Ecco fatto. Cioè aggiungo il ritardo la voce. Ecco fatto. Uh, eh, esatto. Dicevano addirittura, uh, fine... Dicevano addirittura 2026, forse neanche 2025. Però, tanta roba. Ecco, uh, adesso ne parlo, ma appena finiamo di parlare del China Joy. Comunque, come avete visto... Fiera comunque interessante, tanta roba, io vi ho fatto vedere solo alcuni dei giochi che hanno fatto vedere, ma fiera molto interessante in termini di gameplay, con dei giochi importanti, cosa che mi lascia ormai intendere, oddio, credo che sia una cosa fondamentalmente confermata su a livello di mercato: il China Joy ormai è una fiera molto più importante della Gamescom. Molto più importante della Gamescom. Uh, è vero, essendo sul mercato cinese e orientata sul mercato cinese e tutta in cinese, ovviamente qua arriva poco, però per i publisher è esattamente, è più importante il China Joy della Gamescom e del TGS. 100%, eh. Ormai cioè, portano più roba nuova i publisher al China Joy di quanta non ne portino alla Gamescom e di quanta non ne portino... Alla, alla, alle tre che non c'è più in realtà, al Summer Game Fest, di quanta non ne portino a, 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 Vabbè, sicuramente alla Games Week. Cioè... No, non è di Sony, Dark Samuel. Il China Joy è, la è una fiera cinese. Quindi sicuramente non è di Sony. Però Sony partecipa anche, perché Sony ovviamente è molto dentro il mercato cinese. Sono soldi, ovviamente. Eh, però vedremo se alla Gamescom ci sarà più roba interessante di quanta non se ne è vista la China Joy. Sinceramente... Già il fatto che pare ci sia Monster Hunter mi lascia ben sperare, nel senso, già Monster Hunter secondo me è molto più interessante. No, no, great, anche il Cena Joy è una fiera consumer. Non è orientata ai giornalisti, raga. Il Cena Joy non è una fiera stampa, è una fiera consumatori. Cioè ci girano il Gesù Cristo di persone a provare i giochi, ci, sono... cioè, ci vanno a giocare i giocatori. Non è una roba tanto pensata per la stampa. Infatti non ci sono le presentazioni in inglese, peraltro giusto per farvi capire. È una fiera per il consumer cinese. Uh, Sony non potrebbe regolamentare lo sviluppo di lo Soul Aside? Beh, Washizu, da quello che ho capito, ci hanno messo loro i soldi. Quindi immagino che sia prevalentemente loro l'intento di farlo uscire quel cazzo di gioco è chiaro che ci saranno gli avranno probabilmente messo delle milestone. Bisogna capire come è gestito quel progetto e come viene portato avanti, chi c'è dietro e quali sono gli intenti col fatto che comunque è alla fine un passion project che è esploso prevalentemente perché si è fatto notare è probabile che lui abbia dei termini molto lassi in termini di sviluppo. Ricordatevi che comunque non è da moltissimo che il team si è allargato. C'è una stampa cinese videoludica, sicuramente. Eh, ragazzi, sicuramente ci sono dei, dei content creator e una stampa videoludica cinese. Bisogna capire quanto è consolidata, quanto, a quanta importanza gli viene data. Mi piacerebbe potervi dare dei dati su questa roba, ma purtroppo, ragazzi, il mercato dei videogiochi cinesi. È molto chiuso anche per me, per la barriera linguistica, grazie alla Kiliuk per l'iscrizione e, e diversamente da quello giapponese con cui ho a che fare moltissimo e dove la barriera linguistica viene spesso superata e quindi molte informazioni comunque entrano, eh, quello cinese davvero è un mercato, cioè del mercato cinese un pochino so... Ma dello stato della stampa videoludica cinese e dei contenuti cinesi, no, non so un cazzo. Esatto, Seba. La barriera linguistica è complicata da superare. Lì esce qualcosa, si sì, 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 scopre ogni tanto qualcosa, vieni a sapere qualcosa, soprattutto in termini di mercato e di diffusione di certi giochi. Ma non è propriamente facilissimo avere delle informazioni di prima mano, quindi parliamone. Uh, cambiando momentaneamente discorso, dalla Cina e quant'altro, uh, direi che possiamo passare all'app di Twitch. Grazie brillissimo per l'iscrizione. Molto amore. ti sta scrivendo un sacco di gente, questo mi rende felice considerando che è agosto. Vi voglio un sacco bene, ragazzuoli, torniamo 600. Uh, ma dicevo: l'app di Twitch l'app di Twitch nuova è un fottuto disastro. Ne ho parlato già ieri sfasando, perché non riuscivo a trovare il mio canale. Fondamentalmente qual è il problema? L'app di Twitch nuova è una sorta di TikTok dei poveri, dove tu adesso apri l'app, la vedi gli stream a raffica e li scorri col dito e hai una paginetta a sinistra, grazie a Gabibbo senza glutine per l'iscrizione e hai una paginetta a sinistra dove eh, se tu apri la paginetta vedi i tuoi following. L'app normale Sarebbe anche tollerabile se fosse così. Eh, la fruizione di TikTok su Twitch non ha un cazzo di senso. Capisco i loro intenti, ma non hanno comunque un cazzo di senso. Ma se ci fosse la possibilità di mantenere tutte le funzionalità della app normale, non sarebbe un problema. Il problema. <ride> grazie, FalTiel, per l'iscrizione. Grazie, Jacox, per l'iscrizione. Molto amore a entrambi. Il problema è che su Android, per qualche magico motivo, la app di Twitch bugga. E quindi, ogni tanto tu hai la home, che ti permette di vedere. Grazie, Smooth, per l'iscrizione, molto amore. Ogni tanto tu hai la home, che ti permette di cercare i canali e di vedere i canali in base al gioco o all'argomento, ogni tanto la home sparisce. Grazie, Sorre, per l'iscrizione. Quindi io, ogni, ogni tot ore, per qualche motivo, apro l'app la, la e non importa che io la chiuda o la, 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 la reinstalli, no, io apro l'app la e non ho più la ricerca. Non ho più modo di cercare i canali. Non ho più modo, non posso cercare, a, 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 non posso cercare manualmente i canali. Non ho più le categorie, non ho più un cazzo. L'unica cosa che posso vedere è quel cazzo di flusso di merda di stream. <ride> con dei canali che si basano su un algoritmo alla Instagram. Che infatti mi fa vedere prevalentemente tech nei picchiaduro perché io su Twitch guardo prevalentemente quelli. No, Greto te sto a di che non ce l'ho. Non c'è la barra. Sparisce la barra. Sparisce la barra con sfoglia home. Non c'è. Va via. Va via! Che è un bug terrificante e te la rende letteralmente inutilizzabile perché non puoi vederci i canali. In più, è talmente programmata di culo. È talmente programmata di culo. <ride> che se tu entri nella app. Da browser cliccando sul link di un fottuto canale non ti va nel canale. Ti va nel flusso con altri canali che non hai, non hai cliccato. Cioè io sono costretto a guardare Twitch da browser oh. su mobile. Grazie Ana Carlos per l'iscrizione. Molto amore. È incredibile sta roba. Ciao Necros. St stiamo parlando adesso dell'app di Twitch. È incredibile sta cosa, ragazzi. Cioè, se, fosse, se, se non ci fosse il bug che mi toglie la ricerca, la home e lo sfoglia, direi, vabbè, fa cagare, è un'idea di merda, ma almeno posso cercare quello che voglio vedere. No. No, neanche questa singola gioia. In più, vi vorrei eh, sottolineare ancora una volta come la nuova app rende eh, letteralmente impossibile trovare il Prime. <ride> Grazie a Carlos per l'iscrizione. È pensata per nascondere ancora di più l'abbonamento Prime. <ride> Perché ogni aggiornamento che fanno il Prime lo devi rendere un po' più, un po più invisibile, no? Grazie Mr. Crax per l'iscrizione, molto amore. Eh, sì, tra l'altro, esatto, Chaos, la cosa più fastidiosa è che nel flusso non ti compaiono quasi mai canali piccoli. Cioè, eh, l'algoritmo è chiaramente pensato per farti vedere canali... Del, dei giochi e della roba che ti interessa, ma ti fanno seguire prevalentemente canali grossi e canali medi. Quindi tu vedi quasi solo canali che hanno più di 200-300 co concurrent oppure i canali enormi che ne hanno 5.000, 8.000, 10.000, 15.000. Ma tipo il canale da 50, 70, le piccole community, che almeno prima c'era una pagina dedicata a piccole community, no, spar sparite, quelle proprio, quelle non le puoi mai più vedere. E considerando che non puoi neanche più cliccare nella categoria, nell'app mobile, non, lo puoi neanche più, non li puoi neanche più trovare. Non li puoi neanche più trovare. Eh ma lo so Papu, lo so. Nel senso, l'algoritmo ti orienta verso i canali che ti interessano. Però ti fa vedere anche dei canali di cui non te ne frega un cazzo. Tranquilli che me ne sono comparsi il sacco, eh. Tranquilli che nel flusso, nel flusso ogni tanto un canale di merda di cui non te ne frega una minchia, con 20.000 con, 20 con current, ma che ti fa proprio cacare, ti compare, eh. Ti compare. Perché te lo devono far comparire. È veramente un lavoro indegno. Indegno. È una roba imba imbarazzata. Sì, Twitch Talk, barbone. Twitch Talk. È allucinante. Ah, sì, e tra l'altro non arrivano neanche più le notifiche delle live. Tra le altre cose. Eh, hanno fatto sicuramente del bordello anche da quel punto di vista. lì. Cioè, le notifiche per la live, eh, quando parte la live, non arrivano quasi più a un sacco di utenti. Boh, ragazzi, non so che cazzo dirvi. Eh, è una porcata totale. La speranza. Allora, tutti tra l'altro si stanno lamentando, eh. Cioè, sono tutti incazzati neri perché l'app fa cagare praticamente a tutti, streamer e utenti, tutti quanti. La speranza, anche se un po' vana, è che ascoltino un minimo di feedback. Non dico per cambiarla, perché ormai è chiaro che il loro intento è fare sta cagata qua col flusso costante di canali, chiaro? ma almeno con l'in cioè ascoltare quel tanto di feedback da reinserire le funzionalità base. Ok? Togliere i bug, fare in modo che la ricerca ricompaia, eccetera eccetera. È successo che Twitch ascoltasse i content creator più di una volta Rec Safer, perché ci sono state varie rivolte popolari. Sono state varie volte, ragazzi, in cui gli streamer e gli utenti si sono incazzati come delle mine eh, e il backlash negativo è stato tale che hanno fatto dei passi indietro non credo che avverrà con l'app nuova perché comunque è roba in cui hanno investito dei soldi eh. Uh, ma credo che ci sia comunque la possibilità che il backlash negativo e continuativo li spinga se non altro a fare delle modifiche almeno quello almeno quello speriamo però vedremo ragazzi lo scopriremo solo vivendo ma vabbè Tornando ad altre news, hanno rimandato a Vaud 2025 febbraio. Allora, l'ennesimo rimando ad Avoud, che in realtà nell'ultimo gameplay sembrava aver fatto comunque dei passi avanti significativi in termini tecnici, mi lascia intendere che comunque lì sotto ci siano dei problemi. È chiaro, Obsidian. Ha per le mani un gioco che io non credo sarà particolarmente gigante e ambizioso. Però. Se l'hanno ancora rimandato. Sì, il prezzemolo, ho letto anch'io la dichiarazione in cui hanno detto: Lo rimandiamo solo per dare un po' più di respiro e liberare la schedule. Però è una stronzata. Però è una stronzata. Perché a novembre, eh, letteralmente, Microsoft ha soltanto Stalker. Stalker è uno shooter che se la vede poco con Avoud. Lo potevi comunque spostare a dicembre o a ottobre se era già pronto e non aveva problemi. Se lo stai spostando a febbraio, secondo me è semplicemente perché il gioco non è pulito. E a vederlo, <ride> considerando che comunque è Obsidian, la probabilità che il gioco non sia pulitissimo ci sta. Quindi vabbè, avvou da febbraio. Uh, peccato, ma vabbè. 2025 secondo me è molto più rischioso. Perché febbraio 2025 è un periodo in cui ti potresti beccare sul groppone Monster Hunter. Non è detto che esca a febbraio, Monster Hunter potrebbe uscire anche molto più in là, o potrebbe uscire marzo, aprile, vedremo. Però, non lo so. Non lo so. No, GTA 6 ragazzi, praticamente tutti gli insider che ne hanno parlato sembrano confermare che arriverà a fine anno. Cioè, quasi al 100% GTA 6 arriva periodo natalizio. Novembre, ottobre, ottobre minimo, novembre, dicembre massimo. GTA è previsto quasi da tutti nel periodo natalizio. Grazie Masellaio per l'iscrizione. Cioè, sono quasi tutti convinti che sia, sia quello il periodo. Quindi, boh, vai a capire. Fine 2025 Gertot fino Fine 2025, figuratevi: esce cioè l'anno prossimo. GTA 6. Fine dell'anno prossimo. Fine dell'anno prossimo. Mi consigli di comprare l'Early Access di Edis 2? È un gioco bellissimo. Edis 2 e Jack. E già in early access edis 2 è molto bello. L'unica controindicazione è che ti stai giocando un pezzo di gioco incompleto che verrà modificato, ampliato e migliorato nel tempo. E quindi magari le parti iniziali del gioco, visto che te le sei già rigiocate più e più volte in early access, potrebbero venirti a noia quando il gioco poi esce e te le devi rifare. Uh, ciò detto, se sei interessato a vedere come si evolve a giocarlo in anticipo, l'early access è qualcosa di molto conveniente. Quindi, vedi tu, um, è a tutti gli effetti, ragazzi, una alfa. Poi, come detto, dipende anche da come vuoi approcciarlo. Se vuoi giocarti il gioco, godertelo, però da dargli una botta e via, ti conviene aspettare l'uscita. Monster Hunter Wilds dicono che sia per marzo come Rise, eh sì, anche secondo me è il prezzemolo. Cioè, se dovessi scommettere su sull'uscita del nuovo Monster Hunter, vi direi marzo-aprile. Se dovessi fare una scommessa sull'uscita del nuovo Monster Hunter direi marzo-aprile. Secondo me è... È, quella, la... è quello il periodo più plausibile, sinceramente. L'uscita più plausibile è in quel periodo lì. Settembre c'è Dead Rising Deluxe Remaster. si sì, Sagat, che sarà comunque divertente. Eh? Hai già parlato di Ace Attorney in live? In realtà no, ma non so bene che cosa ci sia da dire, ovvero... Uh, ve l'ho già spiegata la situazione ragazzi la Ace, Ace Attorney Collection è fondamentalmente una collection di remaster, in realtà remake grafici di Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth, che sono gli spin-off che hanno il protagonista Edgeworth che è un protagonista molto noto della serie Ace Attorney e anche molto amato io li ho sempre adorati perché sono uh, un pochino diversi dagli Ace Attorney normali, perché passi pochissimo tempo nelle aule di tribunale ed è più un'avventura grafica investigativa dove devi cercare nelle mappe, navigandole ed esplorandole gli indizi, devi ricostruire i casi. E hai comunque i confronti molto simili a quelli di Ace Attorney dove devi presentare le prove e fare dei collegamenti logici, ma sono gestiti un po', di, un po diversamente. Il primo è molto figo, ma ha un caso finale secondo me strutturato male, cioè il caso finale ha... Una bella narrativa, ma tira troppo per le lunghe, e alla fine diventa una terrificante palla al cazzo. Che è una cosa che succede anche in alcuni Ace Attorney, ma mai a livello di Ace Attorney Investigations 1. Il secondo, invece, è un giocone De Cristo, eh, che corregge fondamentalmente i difetti del primo. Non so se lo metterei allo stesso piano degli Ace Attorney più belli, però è sicuramente uno di quelli che io ho preferito. Eh, è un gioco molto bello, corregge i difetti del primo però da noi non è mai arrivato, è stato solo in Giappone, e, voi, e tu dirai, e voi direte, quindi come cazzo hai fatto a giocarlo se era in giapponese? Pregianza sa il giapponese non ce l'ha mai detto? No, regà, non so il giapponese, l'ho giocato piratato, non ve lo, non ve lo nascondo, era l'unico modo in cui potevo giocarlo, perché appunto, grazie uh. Fenrir per l'iscrizione, era l'unico modo in cui potevo giocarlo, grazie per l'iscrizione, mo, molto amore, L'unico modo in cui avrei avuto modo di giocarlo era quello, quindi lo, eh, ho preso la ROM con la traduzione amatoriale che era uscita sulla ROM di quel tempo e quindi l'avevo potuto giocare solo per quel motivo lì. Lo volevo giocare, era l'unico modo in cui potevo giocarlo e quindi l'ho giocato così, con la traduzione in inglese non ufficiale. Adesso arriva nella collection, tradotto ufficialmente. Rifatto, rifatto graficamente con gli, gli sprite rifatti ridisegnati molto bellini, e funziona eh, secondo me da dio. È ancora un bel gioco. Se vi piacciono gli Essentorni, è una collection da avere. Non so quanto l'abbia messa come, cos come, come, come costo, però è una collection con due bei giochi, ragazzi. Se vi piacciono gli Essentorni, Miles Edgeworth sono giochi che pochi hanno giocato nella serie. Secondo me meritano tantissimo. Uh, eh no Aero esatto cioè purtroppo uh, molti giochi uh, diciamo che più che piratarlo eh, l'ho emulato fondamentalmente cioè uh, l'unico modo che si ha di giocare molti giochi con la barriera linguistica che da noi non sono mai arrivati è l'emulazione e uh, io l'ho sempre trovata comunque una cosa giustificabile in questi specifici casi poi adesso finalmente esce quindi compratevelo so se siete interessati perché è roba bella cosa ti aspetti da Death Stranding uh, 2 uh, Metal Gear Solid 2 style ma Giorino è impossibile prevedere cosa ci sarà in Death Stranding 2 secondo me secondo me a parte il cazzo luminoso di Kojima e tutte le sue follie che sarà impossibile effettivamente valutare uh, spero Spero, se non altro, che sarà un gioco con un elemento ludico molto più marcato, ovvero ci sarà sempre l'esplorazione e quant'altro, ma spero che sia un gioco più variegato in termini di struttura, meccaniche, gestione del multiplayer asincrono, tutte quelle cose che comunque rendevano figo e interessante l'uno, spero siano ampliate e integrate meglio nella struttura del gioco, così come spero che sia integrata meglio anche la narrativa nella campagna, perché vi ricordo che The Stranding aveva un concept fighissimo, ma era un gioco scritto col culo, eh. Era estremamente prolisso, pieno di desc ultra descrittivo, con tra l'altro delle sottotrame che facevano cagare tipo l'artista chirale, bellissimo concept, bellissimo universo, personaggi comunque memorabili perché, vabbè, Kojima li fa memorabili personaggi, però livello di scrittura scarso. Perché, come vi ho detto un milione di volte, molta della qualità della scrittura di Kojima deriva da delle collaborazioni con altri autori. Uh, quando Kojima scrive lui tende a amplificare le sue tendenze peggiori perché Kojima è un genio nella creazione di mondi, personaggi e storie ma non è un genio nello scrivere e quando parlo di scrivere parlo proprio di prosa, cioè parlo proprio di testo. Kojima, è proli cioè, Kojima non è un bravo scrittore, bravo regista, gran gusto musicale, bravissimo Game Direction. Grandissimo game director, grandissimo designer, ma scrivere regà. Proprio scrittura, no. E infatti, come detto, i pezzi meglio scritti dei suoi giochi sono quasi sempre stati scritti in collaborazione con o supportati da localizzatori molto abili altri autori molto abili quando lui è a briglie sciolte nessuno lo controlla o nessuno lo regola o nessuno lo aiuta in certi campi eh, raga, è un tiro di dado è un tiro di dado costante. perché Kojima è matto, è, è un genio ma è matto e quindi vai a, vai a sapere che cazzo combinerà <ride> eh, ma Kojima è matto ragazzi vai a sapere cosa combinerà quindi ho comunque delle aspettative da del Stranding 2, chiaramente è un gioco interessantissimo, che ho uh, grande interesse a giocare. Uh, C'è la possibilità, ragazzi, che sia una mezza delusione quanto lo è stato l'uno per molti giocatori. Eh? Uh, sarà... cioè, è molto plausibile che sia ancora un gioco incredibilmente divisivo. È, 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 è molto plausibile questa cosa. Assolutamente sì. Quindi andiamoci coi piedi di piombo, con le giuste aspettative e il giusto livello di interesse, perché comunque Kojima è uno che, anche in un gioco magari divisivo con un sacco di roba del cazzo, ce le ha quelle 3-4 idee geniali che ti fanno dire eh però vale la pena giocarlo. Perché Death Stranding, come vi ho detto milioni di volte, a me non è piaciuto, perché trovo che ludicamente, proprio a livello di struttura ludica e design, abbia dei difetti marcatissimi. Al contempo però... È un gioco a cui ho comunque dato la sufficienza e che ho detto va giocato perché ha troppe idee interessanti e troppe sperimentazioni brillanti. Eh ma non è detto B-Blade perché molti pensano che il 2 sarà molto diverso dall'1, molti credono che il 2 farà un po' quello che è stato fatto con Metal Gear Solid 3. Che quando dopo Metal Gear Solid 2 la gente si era lamentata perché voleva un Metal Gear Solid più classico, più ludico, più comprensibile narrativamente e più interessante strutturalmente... Kojima ha fatto il Metal Gear so un Metal Gear Solid che era sì figo narrativamente, ma che era anche veramente tanto gioco. Cioè era proprio gioco, eh, brillante nel design, molto ben strutturato, divertente da giocare... Capito? E molti si aspettano che The Stranding 2 abbia un tipo di trasformazione simile. Va detto che ad oggi, come vi dicevo, tiri una moneta con Kojima. Potrebbe essere anche qualcosa di completamente all'opposto da quello che ci aspettiamo. O una roba ancora più matta e sperimentale. Vai a sapere. Vai a sapere che canetta si è fatto Kojima quel giorno lì, ragazzi. Non lo so, non lo so. Uh, però lo seguiremo, lo porterò live e vedremo un po' come, come sarà. Area of Sorrow è un gioco della Madonna, Dan. È uno dei migliori Castlevania mai fatti. Area of Sorrow è Area of Dissonance eh, e Melody of Dissonance no. Aria ah, e Audition, non so se me lo Comunque, i due con Soma Cruz, letteralmente. I due, due Castlevania con protagonista Soma Cruz sono due giochi del Cristo. Sono due tra i migliori Castlevania mai fatti. Un po' brevi, ma belli, bellissimi. Sì, ho visto la petizione Stop Destroying Video Games. Oh yeah. Eh, da una parte la tematica è assolutamente condivisibile, perché il digital sta... Diciamo, il digital e certe operazioni di certe aziende stanno... Eh, R rischiano di distruggere lo storico dei videogiochi, la storia dei videogiochi e moltissimi titoli che meritano di essere preservati. Dall'altro lato, purtroppo, temo che la petizione farà poco. Però, uh, boh. Harmony of Dissonance, grazie, be right back. Uh, come ti sembra Silent Hill 2 Remake? Sono dubbioso, come tutti, Sagat. Uh, non mi sembra una roba così disastrosa come molti la dipingono. Però alcune delle cose che ho visto mi hanno fatto un po' storcere il naso e eh, scatenano qualche ragionevole dubbio sull'effettiva capacità dei Bluebird di capire cosa, reso, eh, cosa rendeva Silent Hill 2 grande. Nonostante loro si eh, continuino a definire dei fan sfegatati di Silent Hill 2, certe cose che si sono viste in alcuni dei trailer di gameplay ti fanno dire ma siamo sicuri? Cioè fan sfegatati, magari sì però sembra non averci capito un caso, cioè certi cambiamenti che hanno fatto, cioè, cioè ti fanno dire, fan magari lo sei, ma non sono sicuro che tu l'abbia capito, <ride> però, però è strano perché comunque sono supervisionati dal producer, da, dai producer del gioco originale, quindi non, non, non vi so dire. Poi non è anche plausibile che i produttori del gioco originale siano andati fuori da testa, eh, sai mai. Però, non lo so, vedremo, ragazzi. Io non mi fascerei la testa prima del tempo, credo che nel peggiore dei casi sarà un remake sotto le aspettative, ma non malvagio, perché se comunque mantieni quella base, è difficile che ti esca un gioco brutto. Uh, ma vedremo, vedremo. Prime Gaming regala il primo Baldur's Gate. Lo consigli comunque oggi? Beh, per una questione storica sì, Washizu. Di base, giocare il primo Baldur's Gate, ragazzi, oggi può non essere facilissimo, perché è un sistema molto superato, però secondo me il primo Baldur's Gate è ancora godibile e giocabile, eh, è ancora un gioco affascinantissimo, è ancora un gioco con dei concetti brillanti, delle trovate brillanti, ed è secondo me, come detto, un gioco ancora molto giocabile, eh, se lo approcci con la giusta mentalità se hai interesse storico per vedere per, nel, 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 per, a livello di conoscenza di come si sono evoluti i GDR credo che valga la pena rigiocarselo oggi Baldur's Gate. io tra l'altro ho un amico che recentemente si è rigiocato tutto il primo Baldur's Gate tutto il secondo Baldur's Gate con tutte le espansioni dopo anni che non li giocava in preparazione a Baldur's Gate 3 quindi comunque ancora oggi certo è un amico della mia età quindi ha quel boomerismo insito che gli permette di approcciarsi con quel tipo di mentalità a giochi molto vecchi. Però, eh, te li giochi. Mafia Definitive Edition Miracle. Beh, Mafia è ancora oggi un gioco che ti puoi godere. Quindi, secondo me. La Definitive Edition non era male, se non mi ricordo male. Non avevamo fatto dei gran, gran casini, se non mi ricordo male. Quindi, boh, te la puoi giocare tranquillo. Ecco, esatto, Ray. Il Vampire The Maskered Redemption. Ad esempio, è un GDR che ha giocato molta meno gente e che secondo me è invecchiato molto bene. Oddio, molto bene. C'ha anche lui, le, il suo vecchiume, però è invecchiato degnamente. Lorenzo, dopo questo ti dovrei bannare per una questione di mancato umorismo. Ma vabbè. Um, esatto, la definitive di mafia era ottima, vero, Corvinus? Non mi ricordavo male io, esatto. Quindi se ti vuoi rigiocare il primo mafia, che comunque non è assolutamente un brutto gioco, anzi, Può valere assolutamente la pena. Um, dicevamo, sì, l'altra notizia, che poi in realtà è più una roba di cui lamentarsi che una notizia, come ben sapete è stato chiuso Game Informer. Uh, era di GameStop, l'aveva acquisito GameStop, GameStop ha deciso di chiuderlo. E uno dice, vabbè, non è la prima volta che succede, la stragrande maggioranza delle testate cartacee ormai è morta, Game Informer era una delle più longeve, 33 anni ragazzi di testata cartacea, era una delle più importanti e delle più longeve, era una delle ultime testate cartacee ad avere le esclusive prima di tutti, perché Game Informer, col fatto che comunque aveva delle uscite mensili, aveva prima di tutti gli altri delle anteprime esclusive di giochi molto importanti e delle copertine anche molto significative. GameStop, da un giorno all'altro, chiusi, ancora una volta, li ha uccisi. Tra l'altro, mentre era in lavorazione il prossimo numero, quindi la, la classica chiusura del chiudiamo tutto e tutti a casa e vaffanculo. E fin qua dici, vabbè, la solita merdata capitalista, le solite cose che succedono. Il problema però, ragazzi, è che c'è dell'altro. Hanno brasato il sito, hanno brasato il sito, cioè tutto l'archivio degli articoli tutto l'archivio degli articoli no non stiamo parlando di siti ragazzi stiamo parlando di, di cartaceo ok ma c'era anche il sito con gli articoli c'era anche la versione digital che tu potevi prendere brasato e i dipendenti non possono più accedere all'archivio e non possono più recuperare i loro articoli game informer non lo puoi più leggere come sito è bloccato c'è soltanto la schermata con i saluti finali i saluti finali li hanno fatti scrivere da chat GPT. E l'archivio è chiuso, perso, forse l'unico modo di accedervi è usare la Wayback Machine. Quindi la Google Cache, forse quello è l'unico modo. Però hanno chiuso l'archivio. E gli autori dei, degli articoli non possono più recuperare i loro articoli. È una roba bestiale, è veramente una bestialità, ed è l'ennesima dimostrazione che alla gente che gestisce queste aziende e la gente che gestisce queste aziende, cioè i CEO che fanno queste operazioni, sono le peggiori bestie che esistano nell'umanità. Sono dei fottuti rincoglioniti a cui importa solo del guadagno, soltanto dei soldi e soltanto dei dati, è gente che non sa creare niente, non ha mai creato niente, non può creare niente, l'unica cosa che sa fare è distruggere e quando fa queste operazioni le fa senza la minima considerazione di quanto è stato fatto in passato e dell'importanza che questi contenuti possono avere ragazzi game informer che vi piacesse o meno a me qualitativamente da un punto di vista di critica non è mai piaciuto particolarmente ma è una testata che ha 33 anni di storia articoli importantissimi speciali interviste esclusive approfondimenti con autori importantissimi tutto morto 33 anni di storia, dichiarazioni, interviste, insight, importantissimi, chiusi. Perché uno stronzo a capo di GameStop ha detto, non ci fa fare i soldi, chiudete tutto. Capite perché a me stanno sul cazzo queste persone? Capite perché io urlo alla ghigliottina? è una roba terrificante terrificante che poi non è dissimile a quello che aveva fatto Warner con i cartoni animati di Cartoon Network con i cartoni animati uh, di Cartoon Network mi pare proprio l'avevano acquisito loro comunque vi ricordate quando Warner aveva cancellato vari film varie serie televisive e varie serie animate per fare il tax write off e basta le ha abrasate ecco di Cartoon Network e le ha abrasate dal database eh le ha brasate dal database, cioè intere serie animate con dozzine di animatori bravissimi, dozzine di scrittori bravissimi, eh, cancellate, recuperabili come? Solo grazie alla pirateria. Le puoi ad oggi downloadare e guardare solo piratandole. E poi uno dice: la pirateria è sbagliata. Sì, la pirateria è sbagliata ma contro queste aziende no perché se a un certo punto diventa l'unico modo di mantenere uno storico di di, 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 di questi lavori e eh, a un certo punto va bene, va bene la pirateria giusto così cazzo no neanche io Marco però sto parlando dell'importanza storica di certi, di, certi, eh, di certi articoli perché per dire anche a me le recensioni di Game Informer facevano abbastanza cagare e non sono mai stato un grande estimatore dei loro redattori principali. Però, come ti dicevo, a Game Informer c'erano delle interviste esclusive con alcuni dei più importanti autori, director e sviluppatori del mondo: gente come Miyazaki, gente come Kojima, gente come Kamiya, gente come Mikami, gente come, eh, come Blezinski. Che ok, non lo pongo sullo stesso livello degli altri, però intanto citiamolo. Capito? Cioè comunque tutti i nomi molto riconoscibili che ha lavorato a giochi molto importanti Karmac. Eh, quella gente lì e una qualunque intervista approfondita ed esclusiva con queste persone, ti dà delle informazioni, dei punti di vista, degli aneddoti che sono molto significativi per capire. Come vengono creati i videogiochi, come vengono congegnati, quali sono le idee che hanno portato alla nascita di alcuni dei titoli più importanti della storia del videogame. E pensare che un lurido bastardo che pensa solo ai soldi da un giorno all'altro possa cancellare con un colpo di spugna tutta questa roba è disgustoso. È, uno, è una delle cose più terrificanti del digital odierno. È una delle cose più terrificanti del digital odierno, che uno stronzo random possa, possa premere un bottone e cancellare anni di lavoro è una cosa che provoca molto terrore, ma purtroppo esiste. Però è davvero disgustoso dal punto di vista umano, ma anche di, di mancanza di rispetto per quello che è il medium. È terrificante. Terrificante sta roba e a me inquieta ogni volta è una roba che mi fa mi fa rabbrividire ogni volta che viene, che viene fatta comunque parlando di soldi spesi male eh, nei videogiochi parliamo degli sport degli, della eSports World Cup ragazzi la famosa Coppa del Mondo degli eSports eh, del, dell'Arabia Saudita di cui tra l'altro stanno facendo se non erro adesso le finali di Street Fighter 6 Tornando al fatto che tanti soldi e big premi spesso non vogliono dire grande organizzazione e grande tantà mediatico, gli sports, gli sports World Cup è stata una mezza merda a livello di gestione. Cioè, live fatte soltanto nelle finali, <ride> fondamentalmente hanno tipo sette canali live su Twitch, una media di 2000 spettatori, l'unico torneo che ha fatto spettatori... Altissimi, è stato quello di Street Fighter che, che lo stanno facendo adesso, che sta sui 18.000 quindi, comunque è una roba, tipo boh, 7-8 volte 7-8 volte in meno gli spettatori che ha fatto Levo perché Levo aveva fatto tipo 120.000 persone. Eh, la cosa assurda è che è un invitational con alcuni dei giocatori più forti del mondo che ha avuto anche delle partite della Madonna, un milione di euro di primo un milione di dollari scusatemi di primo premio. Quindi lo stesso primo premio della Capcom World Cup, una cifra incredibile, ragazzi. Eh? Quindi dovrebbe essere uno dei tornei più pubblicizzati, seguiti, uh, semplicemente estesi a livello di, di, di conoscenza e, e notorietà al mondo. E non se lo sta cagando a nessuno. Sta facendo i dati di un torneo medio, medio, medio scarso. Perché questi non hanno fatto live in questi giorni. Hanno fatto live solo nelle top 8. Cioè, è una, è una coppa del mondo che c'ha le finali di Apex. Le finali di League of Legends. Le finali di. di. di, 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 di coso, Valorant. La maggior parte non sa neanche che la stanno facendo sta roba. Non la sta seguendo. Ma perché questi stanno buttando milioni di, di dollari negli esports per diventare la capitale degli esports, ma come al solito senza l'esperienza e i mezzi per fare degli eventi effettivamente ben pubblicizzati e con la giusta diffusione. È allucinante sta roba. Che poi tu vedi la venue, la sta facendo in delle venue anche molto costose, ma gli spettatori sono dieci stronzi, cioè non hanno riempito neanche gli spalti con la gente loro. Perché ovviamente nessuno va a guardarla, quella roba lì là, dal vivo. Dovrebbe avere notorietà e pubblico online. Ma perché questi buttano milioni di dollari nelle cose, ma senza farci marketing come dio comanda, senza diffonderla e pubblicizzarla come dio comanda? Dicono bella, figata, milioni di dollari, top del mondo. E poi nessuno se li incula. Sempre tornando al fatto che gli sport sono una gigantesca bolla, no? dove, ci buttano, dove ci hanno buttato un sacco di soldi e un sacco di gente inconsapevole. In Italia, vabbè, lasciamo perdere, però è una roba che là stanno facendo ancora adesso. È incredibile. È incredibile, ed è uno spreco della madonna perché era un torneo, cioè, un torneo con quella gente a giocare, è anche una roba figa da seguire, capito? Boh. Cioè, c'hanno tipo tutti i team più forti del mondo, tutti i alcuni dei giocatori più forti del mondo, di quasi, gli, di quasi tutti gli sport, di quasi tutti i giochi, è un torneo che non si sta inculando mezza anima. Boh, milioni di dollari di premio. Io non, ho, non so neanche come commentarle queste cose, vi devo dire la verità. Cioè mi lasciano, mi lasciano sempre a bocca aperta. Ma... Chissà come se la passa il barone. Tom se la passa da Dio il barone. Barone può stare tranquillo che indipendentemente da cosa fa e da qual è l'ambiente in cui lavora, se la passa da Dio. Perché il barone è eh, un uomo dal carisma mostruoso, quasi innaturale. Eh, è davvero uno che quando entra entra in una stanza basta eh, tutti si girano verso di lui c'è poca gente col carisma di iodice al mondo ragazzi cioè iodice è uno che se, si, che se nella vita voleva fare il presidente del consiglio ci arrivava cioè io ve lo dico sereno eh, il barone è il barone è una persona dal carisma pericoloso eh, e devi avere una certa diciamo capacità di, de, capacità di devi avere un certo cinismo per essere immune al carisma del, 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 al, al carisma di Iodice eh, è un ex di multiplayer Arbiter però vi assicuro che è molto bravo ad adattarsi agli smontamenti della vita al barone quindi ogni volta che va a fare qualcosa lui va a fare soldi e basta, non vi preoccupate e se qualcosa è anche del, de un ottimo sesto senso quindi ogni volta che qualcosa inizia a traballare o a non andare più bene come prima si leva dal cazzo prima che tutto crolli perché, ad esempio, quando era andato nell'azienda dove doveva gestire gli influencer, appena c'è stato il crollo degli investimenti negli influencer, è andato via. Prima, prima che il crollo arrivasse, è andato via. È entrato negli sports, appena ha subodorato che c'era una situazione un po' di merda, è andato via. È sempre capace di levarsi dal cazzo prima che succeda il casino, è molto molto bravo. È un ex di multiplayer, Mahat. È un ex storico di multiplayer.it ex redattore storico di multiplayer.it a me sta molto simpatico Iolicio cioè è una persona molto intelligente um, però però di base è andato a lavorare con grosse aziende credo che anche, sia anche pieno di soldi credo stia bene se siete preoccupati di, di, della fine che ha fatto non, non siatelo perché sta sicuramente benissimo il barone problemi non ne ha uh, hai seguito la vicenda la vicenda di MrBeast si Zifons in realtà eh uh, ma non, non so se stai parlando della questione di Ava eh, e tutto il casino che c'è stato dietro, di cui abbiamo già parlato durante il Barbebaffi e baffi, o della questione dove l'hanno accusato di fare i, i video fake. E poi è venuto fuori che in realtà sono tutte cazzate, però vabbè. Non sono molto interessato a parlare di MrBeast in, in questo momento, ragazzi. Sinceramente, non è una roba di cui, che, che per me abbia grande importanza, adesso come adesso. Sinceramente, comunque. No, se n'è andato da multiplayer per fare, per fare dei soldi decenti, assassino, <ride> sì, semplicemente. Se n'è andato da multiplayer perché ha avuto delle opzioni, delle opzioni lavorative positive e basta. Capita, regà, non è che tutti stanno necessariamente nella stessa realtà, eh. Sì, ho letto di Larian che ha lavoro su due GDR, ma già si sapeva, il Helmut Voss, l'avevano già confermato che avevano due progetti. Eh, la conferma ulteriore è stata semplicemente che sono due giochi di ruolo e che sono entrambi grossi, cioè non c'era un po' di gente pensava che stessero facendo un progetto principale quindi della scala, di una scala comparabile a Baldur's Gate 3 e un progetto minore quindi un gioco più piccolino un po' più ridimensionato e invece il cazzo no eh, sono solo giochi giganti stanno facendo due giochi primari due giochi principali quindi sono tra l'altro hanno anche confermato che stavano lavorando a un contenuto extra di Baldur's Gate che stavano, che, che era già in parte giocabile ma quando hanno deciso di non voler più continuare a lavorare su Baldur's Gate hanno chiuso tutto e hanno cancellato il progetto una cosa che mi fa un po' piangere il cuore però al contempo sono d'accordo perché da una parte considerando come si è comportata Wizards of the Coast e, Asbro, e come si sono comportate Asbro e Wizards of the Coast e che azienda di merda ha dimostrato di essere volersi levare dal cazzo da Wizards of the Coast la vedo come una cosa molto positiva Dall'altra, trovo che per un team così creativo e con quel talento poter gestire i propri progetti liberamente, facendo quello che vogliono fare, seguendo i loro intenti, cioè credo che sia una cosa capace di dargli uh, delle nuove, diciamo, dei nuovi spiragli per fare della roba anche superiore a Baldur's Gate 3. Perché loro sono un team straordinariamente talentuoso, quindi insomma, facciano quello che vogliono e quello che preferiscono, ci vorranno anni, ma non me ne frega un cazzo. Se è l'Arian dubito fortemente che possano fare un gioco brutto. Considerando il livello che hanno raggiunto, secondo me faranno solo dei Giochi della Madonna. Anche perché parliamoci chiaro, gli ultimi tre giochi di Larian sono tutti e tre giochi della Madonna, eh, perché Divinity Original Sin, Divinity Original Sin 2 e Baldur's Gate 3 sono tre GDR straordinari. Baldur's Gate 3, top della vita, però anche i due Divinity, sono quando erano usciti, contestualizzati nel periodo storico, erano dei GDR incredibili. Eh. Quindi cioè, sono, è da tre giochi che non sbagliano un colpo. Certo, i loro giochi sono ancora abbastanza bagatelli, non sarebbe male se migliorassero in termini di, di pulizia dei giochi, però con quella complessità si sta, Ci sta. Avranno lo stesso impatto mediatico che ha avuto Baldur's Gate 3, Fonds? Non lo so, dipende dall'IP e dipende da quanto riescono a cavalcare l'onda. Però ragazzi, se sei lo sviluppatore di Baldur's Gate 3, con il successo che ha avuto Baldur's Gate 3 e la fanbase che ti sei creato, Uh, ritengo estremamente improbabile che il tuo prossimo gioco anche se fosse una nuova IP vada male eh? vi ricordo regà che From Software è riuscita a vendere 3 milioni di copie di Armored Core Cioè Armored Core 3 milioni di copie non, non li ha mai venduti tutta la serie messa assieme e li ha, e li ha fatti solo Armored Core 6 uh, che probabilmente uh, Lifetime grazie Arak per l'iscrizione molto amore che probabilmente Lifetime potrebbe fare più di 5 milioni di copie. No, è un bellissimo gioco Armored Corsair, ma perché ha venduto così tanto? Perché From Software ad oggi è Gesù Cristo, cioè tutti lo sanno che i giochi di From sono dei gioconi della Madonna, tutti lo sanno che se li compri vai sul sicuro, sai cosa aspettarti. Con l'aria ormai credo si sia formata un'onda lunga del genere anche se non fanno Baldur's Gate e fanno un GDR completamente diverso o un nuovo Divinity non è detto che vendano 15 milioni di copie però qualche milioncino lo piazzano <ride> grazie Zeon per l'iscrizione, molto amore quindi no no no, Taco. gli Armored Core sono usciti dappertutto, poi li hanno giocati soltanto due stronzi, tra cui ci sono io che li amo tantissimo ed è una delle mie serie preferite, nonostante siano una serie molto altalenante Uh, però gli Armored Core sono usciti tutti dappertutto. Grazie, Michele, per l'iscrizione, molto amore. Anzi, contate che uh, io li gioco veramente dagli albori perché io avevo giocato l'originale Armored Core 1 e uno dei miei giochi preferiti è del della storia è Armored Core 2. Che rigiocato oggi con quel sistema di controlli ti fa sfasare. Però, però all'epoca era un giocone di Cristo. <ride> Metal Wolf Chaos 2, non lo faranno mai. Purtroppo, Zipons, purtroppo perché sarebbe il gioco della vita, <ride> però non lo faranno mai. Uh, no, non hanno chiuso in negativo, Michele. Um, la From è in, è in, uh, è in verde pieno. Hanno guadagnato i miliardi con Elden Ring e con l'espansione di Elden Ring, continuano a guadagnare miliardi. Semplicemente, le loro proiezioni sono più basse rispetto a quelle che avevano qualche anno fa. E vorrei precisarvi che è un enorme grazie al cazzo perché hanno venduto 20 milioni di copie di Elden Ring. Quindi come cazzo fai a ripetere paro paro lo stesso quarter che hai fatto quando hai venduto Elden Ring? Non lo ripeterai mai più se non con Elden Ring 2, perché se vendi 20 milioni di copie di Elden Ring, anche se esce l'espansione, 20, scusate, 25 milioni di copie, anche se esce l'espansione, non lo rifai. Non lo rifai quel successo. Però ovviamente hanno un sacco di soldi in cassa dopo Elden Ring, che è un bene perché vuol dire che possono lavorare a più progetti, possono assumere nuova gente e possono potenziare i loro valori produttivi e un sacco di altra roba. Grazie al cazzo. Esatto, fossero stati in mano qualche CEO occidentale li avrebbero chiusi e avrebbero tagliato il 50% della forza lavoro, perché line must go up. Aiaiai, ai ai ai. pregio. Ho bisogno di più Elden Ring. Rigiocati l'espansione, Arbiter. <ride> Fatti un new game plus, che te devo dire. <ride> Nel senso, più facile di così. Lo so che, cioè, che spiace che Elden Ring è finito, però, regà, altri giochi come Elden Ring non ce ne sono. Quindi, finché non ne esce un altro fatto da From, <ride> Comunque, ragazzuoli, io vi voglio un sacco bene, come al solito. Eh, sto notando che da quando è arrivata questa nuova uh, scrausissima e sbagliatissima app di Twitch. Uh, uh, il mantenimento del, dell'utenza de, 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 degli utenti uh, contemporanei in live è molto più altalenante, cioè vedi il numero salire, abbassarsi salire, abbassarsi salire, abbassarsi un sacco di più. Perché ovviamente questa cazzo di roba del flusso a TikTok. Sfasa tutto, probabilmente compaio nella home della gente a caso. Anche di un sacco di gente sta sul cazzo, probabilmente. Esattamente come in questo flusso di merda. Compare un sacco di gente che mi sta sul cazzo in live. Uh, però, boh, vedremo se questa fottutissima app si, si stabilizzerà. Temo di no, ma speriamo di sì. Per il resto, come al solito, vi si vuole un sacco bene. Grazie a tutti quanti per avermi seguito. Tutti quelli che si sono iscritti hanno followato. Un bacione a tutti quanti. Passate un buon weekend. Io vado a bermi una birretta. Perché ne ho bisogno, <ride> ne ho un bisogno disperato. Sinceramente, di bermi una birretta stasera. Quindi vado a bermi una birretta e a mangiarmi un panino. Eh, godetevi il weekend, bevetevi anche voi una birretta che va sempre bene, ma non se siete minorenni. E un bacione a tutti quanti. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.